Abbiamo cinque punta, ma il neorealismo ci dice che in realtà i pugliesi non hanno più soldi neanche per mangiare e stanno affollando tutte le Caritas della Puglia perché non c'è più una mila. Ma torniamo all'impressionismo. L'impressionismo ci consegna questa barchetta che serenamente si avvicina alle coste della Puglia con i turisti che sono attratti dalle meravigliose coste pugliesi, dal mare. Sono turisti perché arrivano e si divertono tutta l'estate, spensierati. Ma il neorealismo ci dice che per altri sono gli sbarchi che stanno arrivando. Sbarcano senza un minimo di pietà da parte di chi li accoglie. Quadro, volevo prendere di De Nittis. Impressionismo ci dice che in fondo noi pugliesi siamo dei borghesi, abbiamo vestire bene, frequentare i locali giusti, siamo tutte persone a modo, tutta gente per bene. Ma il neorealismo ci dice che la Sacra Corona Unita e tutte le altre organizzazioni criminali che infangano veramente il nome della Puglia continuano a proliferare. Ora, sia ben chiaro, io adoro De Nittis e non amo il neorealismo, però ho una preghiera laica per tutti voi. Noi tutti amiamo le nostre regioni, però ogni tanto raccontiamo anche la parte neorealista delle nostre regioni. A pagina 3. Sulle spiagge i delfini vanno a ballare sulle spiagge gli elefanti vanno a ballare cimiteri sconosciuti le nuvole vanno a ballare l'orizzonte i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
Take a pill.